nuovo video, oggi siamo qua per parlare di un altro di chi stiamo parlando. Ok, buongiorno, ciao, io sono Doina, benvenuti su questo canale dove si parla di sostenibilità, ogni tanto del Canada e ho qualche video sul minimalismo, quindi insomma, benvenuti in questo bellissimo mondo fatto di scelte intelligenti. Ok, basta, adesso si iscrivono tutti. Allora, oggi siamo qua per fare un video a tema fast fashion, perché è un sacco di tempo che non dico merda alla fast fashion, vero? Eh sì. Allora, prima di tutto vorrei dirvi che c'è una playlist qua sul mio canale che si chiama Moda Sostenibile, Fast Fashion, Shopping Etico. Non ho la minima idea di come si chiamano le mie playlist, pazzesco, che youtuber professionale che sono. Comunque sì, c'è una playlist dove ci sono tutti raggruppati tutti i video solo sulla fast fashion, dove vi parlo della fast fashion, vi parlo delle soluzioni alla fast fashion, vi parlo anche della moda sostenibile, eccetera, eccetera, eccetera. Questo video è un pochino connesso alle cose che voglio dire. Aspettate un attimo che devo trovare il mio video. Dove sono lì? Dove sono? Ok, quindi oggi faremo questo video che è rispondo a tutti i vostri dubbi su quanto riguarda le soluzioni contro la fast fashion, che è un titolo molto molto lungo, spero di accorciarlo, se no sarà questo titolo. Ovvero, quando si parla di fast fashion, no? Che diciamo tutti boicott. Ovviamente ci sono persone che non possono farlo per tot motivi, perché io ho fatto anche quel video molto importante sul privilegio e la sostenibilità, che è molto importante pensare anche alle persone che certe scelte non le possono fare e va bene così, e va bene così. Quindi oggi parleremo appunto delle soluzioni che si possono adottare nella vita di tutti i giorni per non comprare più fast fashion, ok? Ovviamente, come ben sapete, fast fashion è una brutta cosa, distrugge il nostro pianeta, sfrutta le donne, e sì, non è una bella cosa, eat the rich. Quindi oggi parleremo appunto di queste cose e vi darò dei consigli, vi risponderò anche ai dubbi che moltissime persone hanno nel lasciar stare la fast fashion. Quindi iniziamo per esempio, io come ho già detto compro solo usato, non sono la moda etica, ovviamente io apprezzo tantissimo che ci siano dei brand che sono sostenibili, che pensano ai propri lavoratori, pensano ai materiali che usano, eccetera, eccetera. La moda etica è molto bella, però è vero che la moda etica comunque è costosa, ma dipende anche là, dipende. Ci sono dei brand che hanno dei prezzi abbastanza accessibili, o comunque dei prezzi che secondo me, se decidi di comprarti 5 magliette di H&M, ne compri una decente di questo brand, ok? Ci siamo spiegati. Quindi è molto importante che capiate che la moda sostenibile, non, cioè quando si lascia stare la fast fashion, non serve per forza iniziare a comprare tutto etico, perché non è quello il punto, perché purtroppo sul nostro pianeta ci sono ancora fin troppi vestiti che sono stati donati, che sono stati riciclati, mettiamola così, e ci sono tantissimi tantissimi vestiti che sono ancora in giro. Quindi io per mia personale scelta, ma anche per scelta povertà, mi piace piuttosto investire sull'usato, perché comunque sull'usato posso comprare magari più cose che sono più nel mio stile, posso comprare anche cose tipo che vintage, tipo il vintage costa già di più, però anche lì ci sono il vintage è molto molto di qualità rispetto a tanti brand fast fashion, perché ovviamente l'usato è fatto praticamente quasi solo di cose fast fashion, ma non c'è niente di male nel comprare cose usate anche se vengono da catene fast fashion, perché non state dando questi soldi direttamente alla catena, ma lo state dando alla persona che ha deciso di vendere i propri vestiti. Quindi il primo dubbio ovviamente che c'è è la taglia. Io ho già detto anche nel video dove appunto parlavo della sostenibilità, del privilegio, il fatto che non tutti possono comprare usato per via della taglia, perché è vero che si fa fatica. Tantissimi hanno anche detto che tantissimi brand etici non sono molto inclusive. Allora, io adesso non ho controllato tutti i siti possibili per quanto riguarda siti etici, per quanto riguarda le taglie. So che avevo visto alcuni siti che avevano comunque le taglie plus size, ma anche lì dipende sempre, perché magari per loro un plus size è una XL, quando magari ci sono brand che hanno anche la quinta XL. Quinta XL o si dice 5 XL? Come si dice? Vabbè. E quindi è vero che magari sull'usato si può avere più difficoltà nel trovare la propria taglia, perché per esempio io non ho problemi a trovare la mia taglia, ovviamente parlo anche da persona che appunto riesco a comprare usato proprio perché non ho problemi a trovare la mia taglia. Quindi questo
è un dubbio che tantissimi hanno, però ovviamente finché non si cerca non si può sapere, perché sicuramente c'è, per esempio su Depop c'è l'opzione che tu puoi andare a cercare le cose per taglia e potresti anche trovare le cose della vostra taglia, quindi non arrendetevi subito dicendo tanto non trovo la mia taglia, perché magari pensate che solo i brand fast fashion li importi della vostra taglia, che anche lì tantissimi brand fast fashion in realtà non sono così inclusivi come sembrano. Quindi secondo me il mio consiglio che posso dare è provare a vedere se ci sono effettivamente delle cose, se ovviamente non c'è proprio 0 da nessuna parte, io non è che lì posso dire no stronza adesso ti vesti con un sacco da spazzatura, no, non è carino. Un altro dubbio è io non ho negozi, non ho niente. Allora, primissima cosa, io sì, vivo a Montreal, ho tantissimi negozi, sia dell'usato, anche etici e anche vintage, quindi non mi posso lamentare, ma io nel 90% dei casi uso Depop, a prescindere. Per quanto riguarda certi tipi di abbigliamento, perché magari alcuni non me la sento di comprarli online, per tipo le scarpe o i pantaloni, sono molto molto picky per quanto riguarda quelli, perché i pantaloni mi devono fittare proprio perfetti, quindi non me la sento. Però per quanto riguarda altre cose sì, cioè nel senso so la mia taglia, so che mi entrano, ciao. Quindi per quanto riguarda i negozi, allora c'è una magnifica cosa del quale io ne ho parlato già fino allo svenimento, ovvero il vestito verde. Il vestito verde è stato creato da Francesca Boni, che è una youtuber che appunto ha sempre parlato della fast fashion. Lei ha creato questo sito dove ha raccolto tutti i negozi brand etici, quindi se vi interessano anche i brand etici, anche, ci sono anche tanti brand made in Italy, andate sul sito che sono divisi per categorie, date anche un'occhiata magari ai prezzi per farvi un'idea, perché no, non ho una maglietta, non costa $200, ma chi ve l'ha detto? Sta cazzata. Allora, però c'è anche un'altra magnifica cosa che c'è sul sito del vestito verde, nell'opzione, su quando andate sul sito, nell'opzione vicino a voi, c'è una mappa dell'Italia, quindi questo vale solo per l'Italia, c'è una mappa dell'Italia dove ci sono tutte le posizioni di negozi dell'usato o negozi etici, quindi potete vedere se nella vostra città c'è qualcosa di vicino, va bene? Quindi magari in quel caso sì, potete finalmente dire non ho niente, però finché non vi informate, finché non cercate, non potete esserne sicuri, quindi a meno che non avete già cercato, dite no, non c'è veramente niente, ok, io per esempio qui a Montreal, finché non ho cercato, non sapevo effettivamente dove fossero questi negozi, perché spesso sono anche negozi piccoli, sono magari in culo al mondo, quindi non è detto che siano così visibili, ecco. Quindi andate su quello, poi anche la mappa Zero Waste, la rete Zero Waste ha una mappa anche loro, tutte queste cose che sto dicendo le linkerò qua sotto, hanno una mappa dove hanno anche loro messo tipo le posizioni, i negozi dell'usato e i negozi sfusi se non mi sbaglio, non so se abbiano anche negozi etici, non lo so, vabbè. Vedrete, vi lascerò comunque qua sotto le cose, quindi potete andare un'occhiata per voi stesse. So che mi hanno detto che esiste Umana Vintage, che c'è a Milano e Torino, forse una cosa simile, però capisco che non tutti vivono là. Però secondo me comunque in ogni città forse qualcosina c'è, se no nel peggiore dei casi c'è Depop, c'è l'Armadio Verde e c'è Micolette. Vi lascerò tutti qua sotto, così potete andare a vedere qualsiasi opzione sia meglio per voi. E se non trovate proprio niente di niente, vabbè, comprate fast fashion, raga. Cosa devo dirvi? Cioè, non è che starò lì a mettere la pistola alle tempie. L'importante è che è il consumo. Il consumo, perché io non ce l'ho mai con le persone che comprano una maglietta all'anno o comprano due paia di pantaloni all'anno. No, io ce l'ho con le persone che over consuming, quindi comprano 50.000 cose diverse ogni mese. Quando magari quei soldi che stai spendendo, se li risparmi puoi comprarti una cosa effettivamente di qualità e che ti durerà molto più a lungo, perché insomma i prodotti fast fashion durano ma fino a una certa, ecco. Oltretutto sì, il problema anche dei prodotti fast fashion è il fatto delle microplastiche, quindi anche quando si compra usato, ovviamente anche quando si compra usato, ovvio che sono brand fast fashion, però già lì c'è un impatto molto minore, proprio perché non si compra una cosa nuova ma una cosa che c'è già. Un'altra cosa è, non mi fido a comprare online. Tantissime di queste cose, soprattutto quando viene fuori questa polemica tra molte virgolette, perché non mi piace chiamare un argomento importante polemica, la gente dice non mi fido a comprare online, poi però vedi che comprano su AliExpress, su Wish vestiti, e tu sei tipo ok, quindi ti fidi a dare i tuoi soldi a tipo lo schifo o ancora più schifo della fast fashion, però non ti fidi a comprare online.
Cosa usate? Ah sì. Ok. Cosa c'è da non fidarsi a comprare online? Nel senso, quali sono i dubbi del comprare online? Non ti fidi a comprare online perché non sai se il vestito ti starà, o non sai se la cosa ti arriverà, o non hai fiducia nell'umanità? Perché comunque questi siti come Depopmi con l'Eterno Armadio Verde sono dei siti, cioè non sono dei siti da merda, cioè non li gestisce, non è marketplace di Facebook e c'è una persona che vende la cosa e che vuole spedirtela, insomma, cioè queste sono comunque app abbastanza protette, soprattutto quando si paga anche tramite PayPal, si è ancora più coperto. Quindi poi per quanto riguarda anche i dettagli, molte volte quello che io ho fatto fare per certi vestiti su cui non ero sicura se mi stessero bene, ho chiesto le misure, quindi tipo, che ne so, la misura da, come si chiama, da spalla, la misura della lunghezza, tutte queste cose qua, in modo da capire se effettivamente quella cosa mi potrebbe stare. Quindi questa è un'altra soluzione, perché le persone, io uso solo Depop perché Armadio Verde mi colleziono solo in Italia, però qualcuno aveva già comprato un Armadio Verde e sono trovati molto bene, quindi insomma dategli un'occhiata, dategli una chance. Un'altra cosa è che l'usato sono cose da vecchio, oh? Gesù Cristo, ma avete visto il mio Instagram? Avete visto come mi vesto? Tantissime di quelle cose sono usate, perché comunque le cose usate non sono solo cose che la gente dà via quando muore, ok? Stai dicendo che col cappotto l'hai preso l'usato? Tesoro, è bellissimo, però lo sai che qualcuno c'è morto dentro, vero? Cioè, per questo che questi vestiti usati vengono venduti. Qualcuno c'è morto, loro li vendono. Allora, comunque, non sono cose da vecchie, perché secondo me tantissimi negozi fanno una selezione molto buona dei vestiti. Ma poi tantissime cose che vengono vendute, ma anche tipo le cose vintage, non sono cose da vecchie, sono cose vintage che andavano di moda e che stanno ritornando di moda, ok? Va bene. Però credetemi che io ho trovato ben poche cose, sia nei negozi sia online, che non fossero di mio gusto. Cioè sì, ci sono delle cose che mi piacciono ma so che non starebbero bene su me stessa, ma non ci sono cose da vecchie, perché principalmente la gente che vende vestiti o che li dona sono quasi sempre giovani, perché sono quelli che spendono di più sui vestiti. La cosa è che l'usato fa schifo perché è sporco, eccetera, eccetera. Oh Gesù Cristo, questa cosa quante volte che l'ho sentita. Prima di tutto, nei negozietti piccoli soprattutto, c'è un'igiene pazzesca, nel senso che io per esempio nei negozi dove solitamente vado, ci sono catene anche più grandi, ma io vado soltanto in quelli piccoli perché hanno meno scelta, c'è meno ricerca da fare e hanno cose un pochino migliori. Loro tipo scrivono proprio il fatto come si prendono cura dei vestiti, per esempio li mettono a congelare in modo che muoiano i microbi, poi li scongelano, li lavano e poi li passano anche al vapore, e oltretutto quando qualsiasi volta che il vestito viene provato da qualcuno e non viene comprato, viene ripassato nuovamente al vapore. Quindi sono molto più igieniche le cose che trovate nei negozi dell'usato piuttosto che dai negozi di fast fashion, che vengono provate magari milioni di volte, trascinati per terra e robe così. Ma poi oltretutto, ma voi non li lavate i vestiti quando li comprate? Cioè anche quando comprate nuovo non li lavate? Io lavo tutto, anche se è nuovo appena uscito dalla scatolina, io lavo tutto, tutto si lava. Un'altra cosa è l'etico costa troppo. L'etico non costa troppo, l'etico costa quel che è giusto che costi, perché appunto vengono pagati i lavoratori, vengono pagati i designer, vengono utilizzati materiali migliori, materiali che hanno un meno impatto sull'ambiente, vengono usate sempre cose, tipo anche l'imballaggio, sempre un imballaggio riciclato, si usa, cioè, c'è un costo dietro della produzione, perché loro hanno a cuore questi argomenti, ecco perché l'etico. Prendo la fotocamera, ho perso il filo del discorso, perché parlo troppo molto probabilmente, però cercherò di andare veloce perché ho paura che mi si spenga dopo la fotocamera. Allora, eravamo al etico che costa troppo. Come ho già detto, appunto, l'etico costa a un certo costo per tutte le ragioni che ho detto prima, e ovviamente nessuno vi dice che dovete comprare etico per essere più sostenibili, anzi, per la mia umile opinione, penso che comprare usato o comunque sì, usato, o usare ciò che si ha, siano le soluzioni migliori, perché comunque l'etico ci sta se per caso dovete comprare una cosa, sostituire un'altra cosa. Quindi per esempio, come nel mio caso, io ho dovuto sostituire le mie scarpe da ginnastica e le mie Converse. Avevo delle Nike come scarpe da ginnastica, quindi ovviamente non volevo ridare i miei soldi alla Nike, ma col cazzo! E quindi ho comprato delle scarpe etiche, in entrambi in casa, sia nelle scarpe da ginnastica sia nelle Converse, che sono praticamente uguali alle Converse, ma sono un brand etico. E credetemi che il costo era uguale, cioè era veramente uguale il costo, semplicemente che
questi paio di scarpe che ho adesso sono etiche e probabilmente dureranno molto più a lungo di quello che hanno fatto prima le cose. Quindi appunto l'etico secondo me è l'ultima spiaggia, proprio se si devono sostituire certe cose che magari non si possono sostituire con l'usato, perché per esempio io ho cercato le scarpe usate, ma è molto difficile sulle scarpe, quindi sì. Prossimo punto è cioè i prossimi punti in realtà sono dei consigli più che altro, ovvero è non comprare troppo, quindi essere, se anche non avete la possibilità perché non avete negozi, non potete comprare usato, non potete comprare etico eccetera eccetera, comprate fast fashion, va bene, l'importante è che sappiate cosa succede dietro queste catene, ecco, però cercate di essere consumatori responsabili, come sempre, cioè potete fare benissimo una scelta che magari non rientra nei canoni della sostenibilità, ma può essere resa sostenibile grazie a un consumo proprio responsabile. Oddio, sto ripetendo responsabile, vabbè, ok, mi sto confondendo. Comunque sì, va benissimo appunto comprare fast fashion finché non si comprano 50 capi all'anno, finché non si usa una maglietta si butta via di nuovo. Quindi insomma siate più responsabili, anche con i saldi, io capisco che adesso ci sono tantissime catene come H&M e Zara che hanno aumentato i loro prezzi in maniera esorbitante, che ormai vi giuro che certe cose costano quasi al pari delle cose etiche, non sto scherzando, quindi se anche decidete di andare in quelle catene perché non avete altra scelta, approfittate dei saldi solo se effettivamente sono cose che vi servono, non comprate una cosa in saldo solo perché in saldo costa poco, cioè non fate queste cose. Io per prima ero la prima che faceva queste stronzate, compravo cose in saldo perché oddio questa cosa costa solo 10 euro, yuhuu! No, non fatelo, perché veramente saranno cose che voi non userete, ma i saldi valgono per qualsiasi cosa, per i trucchi, per skincare, per prodotti, per cioè cose che si compra in preda alla follia perché oddio costa poco quindi devo averla, quando in realtà non vi servono. Quindi usate diciamo i saldi in maniera wisely. E l'ultimo consiglio è modificare i propri vestiti. Io ho modificato alcune delle mie cose dalla sarta, ovviamente perché io sono capace, però se per caso siete abbastanza abili nelle cose manuali, riuscite a modificare i propri vestiti, potete modificare certi vestiti e renderli un'altra cosa, in modo che abbiate comunque un capo nuovo, un capo diverso. Questo è un consiglio appunto per chi può magari permettersi di andare alla sarta, può permettersi di modificarle a casa perché magari c'ha la nonna sarta, c'ho la madre che riesce a modificare le cose. Mia madre per esempio è brava a cucire, anche alla macchina da cucire, ma siccome non vivo con lei non posso fare queste cose, ma lei anche in passato lei mi ha modificato tantissime cose, quindi diciamo anche questa è una soluzione. E un'altra soluzione è proprio usare ciò che si ha, cioè usare ciò che abbiamo e capire effettivamente quante cose in armadio abbiamo che magari non usiamo, che stanno là, quindi dare più amore al proprio armadio, questa è proprio la soluzione più bella che possa esistere. Quindi niente, spero che questo video vi sia stato utile, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono le soluzioni che voi adottate per quanto riguarda la lotta contro la fast fashion, e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!